Amici sportivi, a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati. Apriamo la pagina sportiva con il calcio e con la Coppa Italia di Serie C. Ancora un'impresa della Lucchese che giunge in semifinale. Ma esistono due Lucchese? Ce lo siamo chiesti assistendo alla bella esibizione dei rossoneri sul campo dell'Avellino, che fino a prova contraria blasone robusta cifra tecnica, irpini quarti nel girone C, raggruppamento di ferro della Lega Pro. Eppure, al cospetto di inevitabili rotazioni, la Lucchese di Gorgone, schierata con un 3-4-3 e lo stacanovista Gucker da difensore centrale, ha retito la manovra dei lupi biancoverdi, esprimendo un calcio educato e propositivo, con buone accelerazioni e giusta autorevolezza. Una Lucchese neppure lontana parente di quella impacciata e involuta vista all'opera domenica scorsa contro la Fermana. La prova dei rossoneri in completo bianco è da incorniciare e ha ribadito che il potenziale è ben diverso da quello proposto negli ultimi due mesi. Liberati da freni inibitori di un risultato da raggiungere a tutti i costi, Coletta e compagni hanno giocato in scioltezza, sono parsi quasi divertirsi sciorinando un'apprezzabile condizione fisica. Buone risposte anche dalle cosiddette seconde linee. Coletta non è tale, ma quest'anno gioca poco, eppure il capitano si è prodotto in un paio di interventi d'applausi. Yeboah, che era in rampa di lancio, ha ripagato la fiducia firmando il punto che vale la storica semifinale con una tra Rimini, Padova o Catania. Martedì prossimo il sorteggio. Ma anche Gucker, in mezzo alla difesa a dettare i tempi e ad impostare la manovra, può essere un'idea che forse non tramonterà in terra di Irpinia. Adesso però si torna al campionato, la versione meno esaltante di questa lunga fase autunnale. Domenica sera trasferta a Carrara, campo notoriamente ostico, senza dimenticare la forza oggettiva degli apuani di Dalcanto, che non a caso occupano un lusinghiero quinto posto. E allora sentiamo anche il commento, sono 49 secondi a fine partita di mister Gorgone. Partita impegnativa per noi sicuramente, una partita equilibrata, siamo partiti secondo me meglio noi, poi è uscito un po' fuori l'Avellino dopo, poi la stanchezza per entrambe le squadre si è fatta un po' sentire verso la fine, e per noi era la terza partita fuori casa in Coppa Italia, è la quinta partita in 15 giorni. Però abbiamo raggiunto un traguardo storico, sono contento per i ragazzi, dedico questa vittoria a loro, ringrazio i 70 tifosi che sono venuti da Lucca in un giorno infrasettimanale. L'Avellino l'ho visto anche contro il Benevento, l'ho visto in passato, una squadra forte, in un girone difficile come anche il nostro, credo che avrà tutte le possibilità per agganciare la vetta. E con Roy Lepore adesso facciamo il punto sui campionati di eccellenza e promozione. Della girone A del campionato di eccellenza, guidato dalla Cuoiopelli con 32 punti, vittoria della Massese per 1-0 a Montecatini, pesante in chiave salvezza per gli apuani. La rete che ha regalato questi tre punti porta la firma di Buffa, che permette di raggiungere in classifica proprio i termali a quota 14, e si è trattata di una bella boccata di ossigeno. Il Camaiore ha impattato 0-0 in casa con il Fucecchio. Nel campionato di promozione il Viareggio si conferma da solo al vertice dopo il blitz di Montemurlo per 3-1 contro il Viaccia. Vanno in gol Ceciarini, quinto centro, Brega per lui ottavo gol, poi ha accorciato le distanze nella ripresa Tomberli ed ha chiuso per le zebre Chicchiarelli, che non segnava da oltre un mese e mezzo. Si è fermata a Castelnuovo, che ha inaugurato il terreno sintetico del Nardini, la marcia positiva del Pietrasanta superata per 2-0 con i gol di Baroncini e Grassi. Il Pieve Fosciana, nonostante il cambio di allenatore, è ancora ultima a quota 2, sconfitta 4-1 dalla Pontremolese del bomber Giacomo Petracci. Lasciamo il calcio, il Cioc e la mountain bike si confermano un'accoppiata vincente. Approvato e reso noto il calendario 2024 di mountain bike, fra gli appuntamenti da non perdere all'interno del folto programma i campionati italiani cross country e short track al Ciocco a fine luglio, sabato 27 e domenica 28, in un fantastico weekend in compagnia delle ruote artigliate o grasse che dir si voglia. L'intenso fine settimana comincerà sabato 27 con le prove di cross country short track, che rappresenta l'evoluzione più recente della disciplina, le cui gare sono disputate su una durata notevolmente ridotta. Le prove saranno riservate agli atleti delle fasce
fasci giovanili e junior. Domenica 28 si disputerà invece il campionato italiano Eliminator, con le frizzanti prove a punta ad eliminazione, in cui gli atleti si sfideranno a suon di batterie e colpi di pedale su percorsi non eccessivamente lunghi, meno di un chilometro, ma che offriranno pathos e colpi di scena. Il ciocco non è nuovo, anzi, ad essere protagonista nel panorama mountain bike, e si è reso più volte protagonista di prestigiosi eventi, ospitando fra gli altri il primo mondiale di mountain bike in Europa nel lontano 1991, ma anche il campionato europeo e la Coppa del Mondo di Bike Trial, innumerevoli gare nazionali, ancora edizioni della Coppa Italia Giovanile, i primi campionati italiani di pump track e i recenti campionati europei giovanili la scorsa estate. I motori lucchesi Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi hanno vinto la Piccola Atene, gara di regolarità riservata alle auto moderne che si è svolta a Sabbioneta in provincia di Mantova. Di fatto si trattava dell'ultima gara di un trittico che Vergamini nelle ultime settimane ha affrontato in preparazione al prossimo anno, dopo gli importanti risultati ottenuti nel campionato italiano regolarità GT 2023. Siamo all'hockey, una fine settimana molto importante per la Coppa Italia di A2. Quella in programma sabato sera alle 20.45 al Pardini Sport Center per la Coppa Italia di Serie A2 di hockey su pista. Si tratta della partita di ritorno decisiva per la vittoria del girone C, che vede di fronte le due capoliste, Rotellistica Camaiore di CGC Viareggio, appaiate a quota 18, seguite dalla Pumas a 9, il Forte dei Marmi a 3, di Sarzana a 0 punti, che si incontreranno sulla pista dei Liguri domenica pomeriggio alle 18. La Rotellistica la settimana scorsa ha perso a Forte dei Marmi 3-1, mentre il CGC invece riposava, e questo scivolone dei ragazzi di Alberto Orlandi in pratica permette ai bianconeri di essere rimasti in corsa per la conquista del girone per poter disputare la Final Four di Coppa Italia, dove al momento solo il Roller Matera nel girone D è già qualificato. Nella gara di andata al Pala Barsacchi lo scorso 12 novembre la squadra di Raffaele Biancucci perse meritatamente al termine di una partita in cui non riuscì ad approfittare del fattore campo. Sabato per entrambe sono vietati errori. Per la Serie 1 in programma Sarzana Breganze. Bene, è davvero tutto per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi. La linea adesso torna alla regia per alcuni preziosi suggerimenti commerciali.